diceva prima Vincenzo Zaccheo, tanti ricordi, è sempre qualcosa di impegnativo, ma parlo oggi, camerati e militanti, parlo oggi in occasione del 28 aprile, è qualcosa che ci fa guardare dentro il nostro animo per trovare ancora una volta non la conferma delle cose in cui crediamo, ma lo stimolo, lo spunto, la volontà, il dinamismo, l'impegno per andare avanti lungo le strade della nostra battaglia, per proseguire lungo il sentiero della nostra fede e della nostra militanza. Ci sono, amici di Vittoria, ci sono forze politiche che in questo periodo si stanno vergognando del loro passato e pensano, come il Partito Comunista, di cambiare nome, simbolo, bandiera, di gettare al macero la loro storia. Noi del nostro passato non ci vergogniamo, noi del nostro passato, dal nostro passato, traiamo alimento e spinta propulsiva. E più andiamo avanti negli anni, più proseguiamo nella nostra battaglia, più ci guardiamo intorno nella società italiana, più troviamo conferme che tutte le cose in cui abbiamo creduto e continuiamo a credere sono vere, esatte, sacrosante, sono il punto di riferimento al quale deve e dovrà sempre più guardare l'Italia. È proprio questa campagna elettorale, amici di Vittoria. Le condizioni in cui la campagna elettorale si svolge sono una conferma solenne alla esattezza delle nostre analisi, alla limpidità e giustezza delle nostre indicazioni e altre occasioni che abbiamo presentato in quasi tutte le province italiane più liste di quello che avevamo raggiunto ed era già una vetta alta nel 1985 nella precedente prova amministrativa e che ho trovato fatto importante perfino nelle città e nelle province del nord dove tradizionalmente la nostra battaglia trovava gli ostacoli che noi ben ricordiamo. Ho trovato liste giovani, ho trovato un numero eccezionalmente elevato di candidate ragazze che sono presenti nelle liste del Movimento Sociale Italiano, a Varese, a Novara, ad Alessandria, a Como, a Brescia, in tutto il Veneto. Abbiamo trovato liste di questo tipo che sono in questi giorni impegnate in pubbliche manifestazioni, in attività, in iniziative varie. Ecco il Movimento Sociale Italiano, proteso all'esterno, convinto come non mai delle sue motivazioni e anche, eppure questo è un dato da sottolineare, ho trovato forme di attività, di iniziative, di presenza che arricchiscono indubbiamente il nostro bagaglio programmatico nel periodo elettorale. Perché nelle pubblicazioni delle varie federazioni, nei fogli del fronte della gioventù, in tutto ciò che circola nel momento elettorale, io ho trovato spesso temi di fronte ai quali eravamo sino a qualche anno fa in ritardo, mentre adesso dovunque si parla, secondo le nostre tesi e secondo le nostre indicazioni, di ambiente, di territorio, di inquinamento, di smaltimento dei rifiuti, si parla di disoccupazione giovanile, di recupero dei centri storici, si parla dei problemi della disoccupazione, si parla delle tante cose di fronte alle quali si confronta il Movimento Sociale Italiano e che fanno del Movimento Sociale Italiano, attenzione, l'unica forza politica che oggi sembra in grado di dare delle risposte a una serie di quesiti che invece non trovano più risposta né nei partiti di governo né nelle altre formazioni politiche. Non trovano risposta nei partiti di governo per come confermano le cronache. Ma quando mai, amici di Vittoria? E in quale altro paese che non sia questo nostro gangheratissimo paese dal punto di vista politico e della gestione, in quale altro paese si va verso una prova elettorale così impegnativa, dai contenuti politici così evidenti e così decisivi per le conseguenze che avranno? Si va nella condizione in cui il governo appare così terribilmente diviso, in preda a una rissa ormai evidente tra i suoi esponenti e le sue forze politiche. Le cronache sono state riempite sino a qualche giorno fa dagli insulti autentici, rotti, plateali, insulti tra la Malfa e Marte.
cioè la esponente di un partito della maggioranza e il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, cosa che non era accaduto prima neanche in Italia, cosa che non accade in nessun altro paese civile o del mondo occidentale. E in queste ore sono riattivi dalle accuse, dalle contestazioni, dalle censure gravissime che vengono rivolte anche da esponenti del governo al ministro socialista Vassalli, al ministro di Grazia e Giustizia Vassalli e al ministro degli interni Gava. C'è la realtà del paese. Noi avevamo impostato diversamente dal punto di vista programmatico la nostra campagna elettorale. L'avevamo impostata sul tema di un'analisi politica e sui temi delle riforme istituzionali. Ma dobbiamo dire che siamo stati al capo. L'unico partito che si è rivolto al finale per sottolineare questa situazione, non per trarne, per farne un momento di speculazione elettorale, del prevenimento camorristico e malavitoso, del tessuto sociale, vivo e concreto, è stato il movimento centralitariano che alla terra ha tenuto una migliore della sua segreteria, una segreteria che poi è stata per tornare nei tanti comuni nei quali erano presenti. E avevamo detto che non sarebbe stato difficile individuare alcuni comuni a rischio nei quali le elezioni avrebbero dovuto essere sospese come segnale alto e forte dello Stato, sospese dando poi corso ad inchieste e ad indagini. E abbiamo ritirato fuori il famoso rapporto dei carabinieri di Napoli che già nel 1900 locali, in quali liste erano andati a confluire, che cosa si prepara in tanti comuni di fronte a un'offensiva di questo genere che è contrappuntata in termini di cronaca nera da uccisioni, da ammazzamenti, da agguati, da un evidente clima di intimidazione che coinvolge non un comune o due, ma aree vaste nelle quali vivono quotidianamente milioni e milioni di italiani, regioni antiche e nobili come la Campania, come la Calabria, come la Sicilia, mentre anche qui dicevano i dirigenti della nostra federazione, come pubblica anche la stampa oggi, anche qui, in provincia di Vittoria, nel sud pontino, così come accade, in tante zone della Puglia, queste propaggini e articolazioni malavitose già si sono fatte sentire, già si fanno sentire con i noti sistemi e con i noti metodi. Quindi noi abbiamo una confusione a livello governativo e abbiamo la emersione di questi fenomeni gravissimi a livello sociale, ecco i contrappunti in cui si svolgono, ecco i termini nei quali si svolge la prova elettorale, ecco dove si articola l'analisi, la indicazione, ma anche anzitutto la denuncia e la contestazione del movimento sociale. Risalire, senza dover risalire alle colpe e alle responsabilità, perché il ministro Vassalli non può parlare di sfascio della giustizia dimenticando che è lui e non da oggi il ministro di Grazia e Giustizia, perché il ministro degli interni non può parlare di crisi dell'ordine pubblico dimenticando che è lui il ministro degli interni e che la Democrazia Cristiana è da 45 anni al Viminale e che qualche colpa, qualche responsabilità, qualche omissione pur ce l'ha se a questa situazione siamo oggi arrivati. Una situazione che non ha, dicevo, precedenti nella stessa vita del nostro paese e che non ha riscontri nella vita di alcun'altra nazione occidentale, perché anche altrove c'è la criminalità, anche altrove ci sono gli scandali ed episodi di corruzione, ma sono un'eccezione, non la regola. In nessun paese europeo si vota nelle condizioni attuali, con i candidati che vengono ammazzati, con gli esponenti della malavita notoriamente delle liste, con due settimanali a bassa tiratura come L'Espresso e Panorama che hanno pubblicato decine e decine di nomi di esponenti della mafia, della camorra, dell'andrangheta che sono presenti nelle liste, che collidono con esponenti del governo, che sono da anni al governo della cosa pubblica in tanti centri del Mezzogiorno d'Italia. Attenzione amici di Vittoria, attenzione. Lo diciamo soprattutto non a voi quanto all'opinione pubblica, perché i fenomeni di degrado sociale, e noi a questo siamo in Italia, sono fenomeni difficilmente reversibili, proprio per essere fenomeni complessi che ormai lavorano in un tessuto sociale ampiamente devastato e di fronte ai quali neanche una specifica iniziativa legislativa basta, ci vogliono una serie di provvedimenti.
militare italiano ha insistito ed insiste sul tema dell'ordine pubblico. Per questo ci prepariamo a presentare, dopo aver chiesto ieri una riunione straordinaria della Camera, prima ancora che si voti, per un dibattito, per una discussione nella quale le forze politiche prendano posizione e si assumano le loro responsabilità. Per questo ci presentiamo a presentare una legge quadro per la lotta alla criminalità e ai fenomeni di sfascio e di degrado, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, perché si torni alla certezza del diritto e delle pene, per esempio, perché si torni a pene senza sconti e senza buoni, perché si faccia piazza pulita di un certo lassismo che fa sì che nelle prigioni italiane si entra e si esca, mentre la criminalità è riuscita a trasformarle in scuole della malavita e del crimine. Non si può scoprire all'improvviso, come abbiamo letto nelle cronache dell'altro ieri, di due o tre giorni fa, che lungo la fascia della Domiziana, per esempio, dove è successa che la strage di neri per motivi di droga, lungo la fascia della Domiziana, là dove erano stati costruiti negli anni scorsi cinque villaggi con vocazioni e finalità turistiche, centinaia e centinaia di queste abitazioni siano state abbandonate dai proprietari perché non si può più vivere in quella zona, e che in queste centinaia di abitazioni non 100 o 200 esponenti della malavita, ma alcune migliaia, soprattutto di immigrati extracomunitari, vivacchino impunemente ormai da settimane e mesi, trasformando queste zone in crocevia del crimine, della prostituzione e dello spaccio di droga. Allora non le vedevano queste situazioni. Quando l'inviato speciale di Repubblica ha scritto l'altro giorno che in molte di queste zone si cammina di giorno su un tappeto di siringhe e che di notte chi ha il coraggio di andarci, perché neanche la polizia, se non per fare dei blitz ben organizzati, ormai riesce più a entrarci, di notte è il regno incontrastato della delinquenza, beh, ma le forze politiche locali dove stavano? Quelle di Mondragone, quelle di Castelvolturno, quelle di Caserta, i sindaci, i presidenti della provincia, i responsabili dei partiti, i segretari delle sezioni, ai quali basta alzare il telefono per telefonare al loro deputato, al loro sottosegretario, al loro ministro. Ci sono 9 ministri e 16 sottosegretari di quelle zone che stanno al governo. Nessuno ha visto tutto questo, come la situazione si andava aggravando giorno per giorno, settimana dopo settimana, da anni, sino ad arrivare a queste forme gravi, complesse, che lavorano, dicevo, in modo devastante nell'ambito del tessuto. Di fare una corsa finale contro il tempo prima che la Camera chiudesse per le esigenze elettorali, per approvare per esempio le norme di revisione della droga. Sono stati l'altro giorno alcuni nostri parlamentari che hanno sfondato un uscio e gettato dal balcone, esposto uno striscione, mentre alcune decine di ragazzi, magnifici ragazzi del fronte della gioventù, da ore e ore sotto la pioggia, hanno tirato il loro segno. Il senso di vergogna che si trova nel vedere che di fronte a un problema che l'opinione pubblica sente come grave, come incalzante, come urgente, dopo anni di discussione, neanche una piccola correzione di rotta si ottiene e poi si riesce ad ottenere. E su quei ragazzi, botte per espellerli dalla piazza, mentre i signori deputati se ne andavano in vacanza rimandando la legge a dopo le elezioni, quando magari ci sarà la crisi di governo e poi si formerà chissà come e chissà quando un governo balneare, e poi si parlerà di tanti altri problemi e magari neanche la legge sulla droga, per quel poco al quale ormai è stata ridotta, e verrà poi varata in tempi decenti. Su tutte queste cose, amici di Vittorio, bisogna riflettere, queste cose bisogna analizzare per capire lo stato e la condizione vera del corpo sociale del nostro paese. Bene, io potrei dirvi qui con le cifre, le statistiche, che ormai conosciamo a memoria, ma che anche voi conoscete, perché sono pane quotidiane, della stampa, dei giornali, anche della televisione e della radio. Potrei dirvi della gravità della crisi economica del paese, di questo astronomico deficit pubblico che ha già sfondato tutti i tetti di previsione, di 10.000, chi dice 12, 14.000 miliardi e via dicendo. Potrei parlarvi anche di altri problemi strutturali, ma è la condizione che io vorrei definire morale del nostro paese. Chi ha fare più preoccupato? Chi diceva l'altra sera Don Rivolti,
giorno se ne chiude una, tre giorni dopo se ne chiude un'altra. Dove va la gente, diceva il vescovo di Acerra? Come vive in queste zone, in queste situazioni? Nelle fabbriche i robot sostituiscono l'uomo, ma chi sostituisce l'uomo nella vita sociale? Quando all'uomo si tolgono diritti elementari e capacità di vita. E si ricordava un fatto drammatico, che da Roma in giù si va condensando ormai tutta la disoccupazione nazionale, perché al nord non esiste, è un fatto fisiologico. Ti hanno trascorso da disoccupati gli anni migliori della propria esistenza e della propria vita, e questo ha conseguenze sul corpo sociale. Vedete, nel parlare di valori e di principi, e torneremo su questo argomento, noi non ci limitiamo soltanto a quello che potrebbe essere definito un piano alto e nobile di analisi e di valutazione politica. Noi diciamo che la mancanza di quei valori e di quei principi ha poi conseguenze, e che tra le colpe gravi, gli errori gravissimi, gli autentici delitti politici e gestionali della Democrazia Cristiana, c'è proprio il non aver fatto discendere da certi valori e da certi principi le linee di una indispensabile politica sociale per il nostro paese. L'Italia manca, per esempio, di una politica per la famiglia. Niente si è fatto, a differenza di quello che altrove si è fatto o si tenta di fare, in Francia, in Germania e altrove, a difesa della famiglia, a sostegno, per esempio, delle famiglie monoreddito, e quindi a sostegno delle casalinghe, che svolgono un ruolo tanto essenziale quanto misconosciuto o dimenticato. Niente si è fatto per la terza età, con il risultato che abbiamo in Italia già oggi, e l'Italia è un paese che sta rapidamente invecchiando, oltre 8 milioni di ultra 65enni, abbiamo quasi 2 milioni di ultra 80enni, che tra poco diventeranno 2 milioni e mezzo, dato l'invecchiamento del paese, e abbiamo, dato incredibile ma esatto, perché risulta dalla pubblicazione ultima e più recente dell'Istat, abbiamo appena 27.000 posti nelle strutture pubbliche per l'assistenza agli anziani e la lungodegenza. E quando un anziano si ammala, specie se non è autosufficiente, per la sua famiglia e per i suoi parenti in Italia è un dramma, mentre altrove qualcosa si fa o si tenta di provvedere. Non abbiamo una politica che tenga conto della crisi demografica del nostro paese. Sicché l'Italia oggi col suo 1,3 è il paese che ha il più basso tasso di natalità, non dell'Europa, del mondo. Per la famiglia, una politica per la terza età, una politica sui problemi demografici del nostro paese. Queste politiche non ci sono state. L'Italia si è sviluppata lungo altre linee di tendenza, seguendo un altro tipo di modelli, le esigenze sociali sono quelle che sono, per cui l'Italia è uno sconcertante paese. Perché nei comparti che dipendono dal privato le cose vanno bene e funzionano, ma in termini di strutture, di infrastrutture e di strutture e infrastrutture sociali, l'Italia è un paese tra i più arretrati dell'Europa. L'Italia è un paese che fa pagare un costo pesantissimo, sociale ed esistenziale, soprattutto alle categorie più disagiate della vita del nostro paese. E allora ecco che la nostra analisi si rivolge a questo punto, e può essere un ragionamento politico e non soltanto un comizio elettorale, si rivolge al mondo cattolico, a quel mondo cattolico che ha sempre votato per la Democrazia Cristiana sin dal 18 aprile del 1948, e non a caso la Democrazia Cristiana, non avendo niente di cui vantarsi nei risultati della sua gestione e della situazione attuale del Paese, fa riferimento al 18 aprile del 48 per dire ai cattolici italiani che si colgano l'occasione, che adesso si sta manifestando. Queste sono le prime elezioni sostanzialmente libere di tutto il dopoguerra, perché sono le elezioni che si svolgono senza l'incubo e la minaccia del pericolo comunista, senza che i cattolici debbano, come era accaduto sempre prima, votare turandosi il naso di fronte alle malefatte della Democrazia Cristiana. I cattolici oggi sono liberi di votare e possono farlo, a nostro avviso debbono farlo, secondo coscienza e secondo coerenza, perché il pericolo comunista non c'è più. E allora quella sorta di matto perverso, dipendente dalla paura del comunismo, che aveva saldato acriticamente le sorti e l'orientamento
Pensiamoci per un attimo, perché la cronaca travolge poi con fatti nuovi anche quelli recenti che più ci hanno colpito, una nazione, una società in cui un gruppo di imprenditori come loro mogli e le loro amanti si sono permessi di sequestrare la piccola Patrizia D'Acchella e di tenerla per 78 giorni, non per bisogno, perché avevano le seconde case, le macchine di lusso, le vacanze alle Canarie, ma magari per farsi una terza casa, magari per recarsi più lussuosamente in vacanza alle Canarie. Ecco lo stato morale del paese dopo 40 anni di ininterrotta gestione del potere della Democrazia Cristiana. Per questo diciamo, coraggio cattolico, guardatevi intorno, guardate nella vostra coscienza, e se vorrete raggiungere coloro che su quella trincea, perché è diventata una trincea, questa dei valori morali e dei principi, su quella trincea si battono non da oggi perché ci credono, raggiungete noi del Movimento Sociale Italiano, noi consentita anche quest'altra notazione retrospettiva. In questa società il ruolo dell'anticomunismo l'abbiamo svolto, perché non è vero, amici di ritorno, quello che sostengono, hanno sostenuto negli scorsi giorni i democristiani, appunto ricordando il 18 aprile. Il pericolo comunista, quando i socialisti e i comunisti erano insieme il 18 aprile, in termini percentuali raggiunse il 31% dei voti. Fu dopo anni ed anni di gestione del potere della Democrazia Cristiana, che i comunisti crebbero, che i comunisti conquistarono molte amministrazioni locali, che conquistarono quasi tutte le città italiane, che furono inseriti in vaste aree del potere, e quando più minaccioso si fece il pericolo comunista, la Democrazia Cristiana non lo contrastò, si legò al Partito Comunista del governo detto di solidarietà nazionale, al quale di testa era ancora e sempre l'eterno onorevole Andreotti, mentre a combattere il comunismo. E lo ricordo i democristiani, perché noi non ce ne dimentichiamo. Negli anni buoni, negli anni di piombo, negli anni della persecuzione e della discriminazione, era questo nostro partito. Noi non dimentichiamo i contrei, i coraggiosi contrei controcorrente dei nostri giovani, nelle piazze vuote, nelle strade imbigliacchite, quando la gente stava dietro le persiane, c'erano soltanto i nostri giovani a gridare il comunismo non passerà. E tutti sapevano, i comunisti e gli anticomunisti, anche quelli che stavano dietro le persiane, che se davvero il pericolo comunista si fosse precisato, questo milione e mezzo, 2 milioni di italiani, quelle decine e decine di migliaia di giovani, la diga al comunismo l'avrebbero fatta sul serio, l'avrebbero difesa anche a costo del loro sangue, perché il gran sangue che i nostri giovani in quegli anni hanno versato, decine di morti e centinaia di feriti e centinaia di sedi assaltate, distrutte, assediate in quegli anni, mentre la Democrazia Cristiana varava le leggi della solidarietà nazionale con il Partito Comunista. E la crisi del comunismo, al di là della cortina di ferro, quella che era la cortina di ferro, il tracollo del comunismo nei paesi dell'est, è un fatto immenso, è un fatto rivoluzionario, è un fatto che deve avere conseguenze anche in Italia. E la prima conseguenza è proprio questa, della liberazione del mondo cattolico dalla paura, dal ricatto, dall'obbligo politico e psicologico di dover votare per la Democrazia Cristiana. Adesso, se voteranno di sì, la responsabilità sarà grave, perché non essendoci più quella scusante, non essendoci più quella esimente, allora ci sarà una forma di corresponsabilità con la gestione del potere democristiano. Ed è inutile allora lamentarsi in giro sulle tante cose preoccupanti, gravi, drammatiche, disgustose, che riempiono le cronache di giornali e la vita di tanti milioni di italiani giorno per giorno ed ora per ora, se poi si tornerà a votare per gli stessi partiti che di quelle cose pericolose e disgustose sono indubbiamente i primi responsabili, a cominciare dalla Democrazia Cristiana. Ecco perché dicevo, la nostra campagna elettorale sta seguendo in particolare in questi giorni questo versante. Ecco perché insisteremo su questo versante anche nella fase ultima della campagna elettorale.
Ecco perché anche, e mi avvio a concludere, anche noi rivolgiamo un'analisi nostra e un appello nostro a quello che è stato l'elettorato di sinistra. Dico che è stato perché io sono convintissimo che il Partito Comunista si avvia ad un clamoroso tracollo elettorale. Non so se in questa occasione, ma è indubbiamente sul viale del trionfo, perché è venuta meno tutta la mitologia che a sinistra in questi anni aveva motivato, fatto crescere, imbaldanzito, reso arrogante e minaccioso, reso sicuro di sé. La sinistra italiana in particolare, e in particolare il Partito Comunista. La crisi del comunismo c'è, la crisi del fascismo è evidente. Il tracollo di quei regimi è stato un fenomeno così completo e così rapido da scavalcare tutte le previsioni. C'è stata un'accelerazione storica che non ha precedenti nella storia delle vicende politiche di questo o di altri tempi. Ed è un fenomeno immenso sul quale io penso che anche l'elettorato comunista sta cominciando a riflettere. Sul quale ha cominciato a riflettere perfino il Partito Comunista, che ha tenuto, come dicevo all'inizio, un congresso straordinario per diventare qualcos'altro, per diventare una cosa, si dice attualmente, nella politologia e nel giornalismo corrente, qualche cosa che nessuno riesce ancora a definire, ma che parte dal presupposto del fallimento del comunismo e del fascismo. E allora noi siamo convinti che molti italiani avevano votato su quel versante, non per fiducia ideologica o dottrinaria verso il marxismo e il leninismo, ma per una sorta di illusione progressista secondo la quale a sinistra si poteva realizzare un tipo di Stato diverso, giusto, più umano, un tipo di società nuova e più pulita, un tipo di economia che non fosse quella del liberalismo e del capitalismo. Ma allora vale anche qui la nostra proposizione come punto di riferimento, perché su questo piano, perché nell'aspirazione e più ancora nel programma preciso di uno Stato diverso, di un'economia nuova, di una società più giusta, c'è il Movimento Sociale Italiano con la sua dottrina, con la sua storia, con le sue ambizioni, perché nel momento in cui esce il marxismo io sento di poter dire che il ruolo, la funzione storica, la grande prospettiva ideale e politica, la prospettiva addirittura epocale è del Movimento Sociale Italiano nei termini in cui questo nostro partito si pone come contestazione del liberal capitalismo e di quelle forme di economia che non appartengono alla storia, alla cultura, alla civiltà dei popoli europei. Ecco la realtà di civiltoria. La grande e tutt'affante realtà che discende anche qui in termini di analisi politica e anche culturale dai fatti in atto in Europa, i quali hanno un significato profondo, ma evidente a mio avviso, ed enorme, il significato del ritorno dell'Europa sulla scena del mondo. È finita Yalta dopo che è crollata la cortina di ferro. È finita la spaccatura dell'Europa in due. L'Europa torna ad essere il soggetto della sua storia ed è un colosso l'Europa già adesso come comunità europea. Ancor più sarà nei prossimi due o tre anni quando l'unificazione tedesca sarà compiuta e quando altri 80 milioni di europei dal Baltico al Mar Nero torneranno alla casa comune europea. E perché l'Europa è importante? Perché essa ha in sé la capacità di proporsi come modello, quel modello che non hanno saputo offrire né il capitalismo, ma non sa offrire neanche a mio avviso il liberal capitalismo. Il comunismo no, perché è fallito, è crollato sotto il peso di tanti errori e di tanti errori, ma il liberal capitalismo non è il modello del mondo, perché se appena appena guardiamo al di fuori dell'Europa, ai drammi spaventosi del terzo e del quarto mondo, a quello che accade in termini di fame, di sottosviluppo e di saccheggio delle risorse naturali in tutto il mondo, ecco che il modello liberal capitalistico non basta più. E perché questi non sono stati, non potevano essere modelli? Perché alle spalle, amici, le superpotenze non avevano la storia, la cultura, la civiltà dell'Europa. Erano diventate superpotenze, ma alle spalle avevano il vuoto delle steppe dell'Unione Sovietica, o il voto delle fraterie degli Stati Uniti d'America. Qui abbiamo 30 secoli di storia, di armi,
ricordo che si ricorda il sacrificio di quell'uomo che cadde in povertà in termini sacrificali. Parlare qui dove la politica fu anche un modello di correttezza amministrativa, perché mi ricordava l'amico e collega Maceratini, proprio venendo a Ligorio, che il ministro dei lavori pubblici dell'epoca si trova avanza quando ci fu il terremoto in Sicilia, andò, rimise le cose a posto e dormì per diversi mesi in un vagone ferroviario per essere più vicino al luogo dei lavori, e poi fece oculatamente i suoi conti e restituì a Mussolini quello che era avanzato, 300.000 lire. Guardate come stanno facendo adesso i lavori dei mondiali, i cantieri dei quali sono morti purtroppo 25 operai, i lavori che si effettuano in fretta e furia a ridosso dell'apertura delle gare per non permettere l'analisi dei costi, neanche delle norme di sicurezza, in modo da non far capire come e perché il costo di questi lavori sia raddoppiato o addirittura triplicato, come nel caso del Foro Olimpico, del Foro Mussolini di Roma. Ecco come si lavorava allora, quando tutta l'Italia, per la verità, e non soltanto quel regime, erano più onesti, quando tutti gli italiani, e non soltanto quelli della nostra parte politica, ispiravano anche il loro agire quotidiano ad un senso superiore di rigore morale e di stile. Ecco come si vive adesso, ma di chi la vuole? E allora chiudo come avevo cominciato. C'è un partito che si vergogna del suo passato ed è il PC, c'è un partito che deve vergognarsi del suo presente e della Democrazia Cristiana. Noi del nostro passato non ci vergogniamo.